Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, come avete visto, siamo andati a fare un po' di spesa nell'orto di mia suocera e poi siamo andati a prendere delle cose da Aomai, che è quel cinese di cui ogni tanto vi parlo. E abbiamo preso delle cosine per la casa e adesso vi faccio vedere. Allora, come prima cosa abbiamo preso questi quasar, questo qua che è quello legno, che era in offerta. E anche questo qua che è lo sgrassatore universale. Sapete che a me piace molto il loro profumo perché profumano veramente tantissimo. Poi ho preso questo scopino da bagno perché il nostro che c'era, quello che c'era quando siamo arrivati qua e non mi piaceva assolutamente. Poi un appendi abiti che noi useremo per prendere gli accappatoi perché ne abbiamo bisogno. Adesso sono dove c'è il termoarredo, ma bloccano tutto il caldo, quindi non va bene. Dei guanti per pulire, ovviamente. E poi sapete che siamo andati in fissa per gli incensi e quindi ne abbiamo presi di vari, però dopo magari Manu gli fa qualche inquadratura bella per vederli bene bene. Perché comunque abbiamo notato che per profumare bene la casa, soprattutto quando c'è umidità e c'è comunque l'odore dei cani, dei gatti, perché ci sono, questi qua vanno benissimo. E quindi di conseguenza abbiamo preso altri 5 di queste barchette, però due sono già in uso, e ne ho prese 3 così semplici semplici. E due così, però ne avevamo già un altro di questo ed è molto molto carino. Così almeno tappezziamo tutta casa e pure anche la scala. Quindi queste cose qua sono finite, i nostri acquistini da Aomai, che già solo queste cose qua sono costate 20 euro. E adesso facciamo qualche ripresina dei prodotti così li vedete meglio e poi andiamo a preparare una ricettina insieme. Allora, siamo di qua in cucina perché così vi parlo un attimino della ricetta che volevo fare. Siccome abbiamo preso il cavolo nero nell'orto, vorrei fare una zuppa e quindi vi dico un attimino che cosa ci servirà. Allora, 250 g di cavolo nero. Poi ci vogliono 150 g di fagioli. Mezzo porro. 600 g di acqua, un po' d'olio e del sale quanto basta.
ragazze, siamo arrivati alla fine di questo video. Volevo spiegarvi perché è così corto. Praticamente stiamo cercando di fare delle riprese molto più carine, non so se ve ne siete accorte. Comunque ci sono più dettagli, molto sfocati. Quello sfocato non è che non è messo a fuoco così a cavolo. Proprio Manuel sta facendo un po' di cosine. E quindi ci vuole un pochettino di più tempo dei soliti vlog. Questo è venuto un po' cortino, ma speriamo che il prossimo sia un po' più lungo. E fatemi sapere se vi piace. Io ora vi saluto, vi mando un grosso abbraccio. Se non sei iscritto, mi raccomando, iscriviti, mettete mi piace, attivate la campanellina e commentate. E noi ci vediamo comunque giovedì con un altro video. Ciao ciao!